Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Ormai è giunto l'inverno e quindi il numero delle escursioni sarà notevolmente ridotto e ho pensato di fare un video un po' diverso dal solito. Siccome ogni volta che vado a fare qualche escursione con i miei amici una delle domande più frequenti è che cosa metti nello zaino, allora ho pensato di fare questo video dove vi mostro come preparo il mio zaino da trekking per un'escursione di 2 o 3 giorni con notte in bivacco. Prima però devo fare alcune premesse importanti. La prima è che il materiale che vi elencherò è scelto in base alle mie esperienze personali, soprattutto nei bivacchi della Val Grande. Ognuno poi è libero di fare le proprie scelte in base alla tipologia di percorso e alle proprie abitudini ed esigenze. La seconda è che il materiale elencato è indicato per un trekking estivo e comunque per temperature notturne non inferiore ai 5-10 gradi centigradi e per bivacchi ad altitudine massima di 2000 metri. Ora, partendo dall'abbigliamento, vi mostro come solitamente mi vesto per queste tipologie di trekking. Scarponi. Io solitamente utilizzo degli scarponi con la caviglia alta per sostenere bene il piede e soprattutto in Gore-Tex, in modo da poter guardare eventuali ruscelli senza bagnarmi i piedi. Calze da camminata. Io vi consiglio di comprare delle calze tecniche comode e resistenti perché ne risparmierete sicuramente in eventuali vesciche durante il vostro cammino. Pantaloni tecnici accorciabili con doppia zip in modo da non dover togliere gli scarponi. Camicia o maglietta tecnica. Io personalmente preferisco le camicie perché le posso aprire completamente se fa molto caldo e soprattutto sono molto traspiranti. Cappello, occhiali da sole. Essendo trekking estivi è molto importante riparare la testa dai raggi diretti del sole per evitare possibili malori. Un borsellino da attaccare alla cintura, dove solitamente metto dentro un po' di frutta secca da mangiucchiare durante il cammino. E infine i bastoncini da trekking, che trovo utilissimi per chi come me ha problemi alle ginocchia e ultimamente li sto usando anche per montare la mia nuova tenda ultraleggera nel caso in cui non dovessimo dormire in bivacco. Ok, ora vediamo che cosa metto nello zaino. La prima cosa che metto è la sacca dell'acqua da 2 litri, che riempio con più o meno acqua a seconda del percorso. Quando studio il percorso, infatti, mi informo sui punti d'acqua, così da sapere quando posso riempire la mia sacca. Ovviamente non può mancare nello zaino la cartina del posto, con scala almeno di 1 a 25.000 per avere dettagli più precisi e accurati. Un fischietto che fa anche da bussola per attirare l'attenzione in caso di brutti incidenti. Coprizaino impermeabile in caso di pioggia. Sacchetto aggiuntivo per la spazzatura. Zainetto extra ripiegabile, utilissimo quando si arriva in bivacco, ad esempio, che si appoggia allo zaino pesante e si vuole andare a esplorare i dintorni oppure più semplicemente al fiume a fare il bagno. Accendino e un pezzetto di diavolina, utili per accendere il fuoco in bivacco anche in caso di forte umidità. Ovviamente il cellulare con le tracce GPX caricate, e le tracce GPX si trovano facilmente su internet e come applicazione per aprirle io utilizzo GPX Viewer, con il quale mi trovo molto bene. Un piccolo portaoggetti dove solitamente metto dentro i documenti e un po' di contanti, solitamente una 20ina di euro sono sufficienti. Un cordino, leggerissimo e che non occupa niente, ma può essere utile in numerose occasioni, come ad esempio stendere i panni per farli asciugare più velocemente. Un asciugamano in microfibra. Come accessori extra, solitamente a seconda del percorso porto un power bank per caricare il cellulare o la videocamera, e una corda da 20 metri se so che vado a fare un percorso abbastanza esposto o pericoloso, che soprattutto in Val Grande non mancano. Ok, dopo esserci fatti la nostra bella camminata, arriviamo finalmente al bivacco e possiamo finalmente rilassarci e goderci la serata. Quindi, abbigliamento da bivacco. Non potendo prevedere che tempo farà, in bivacco mi porto sempre dei pantaloni lunghi e comodi tipo calzamaglia o tuta, una maglietta corta in cotone, un pile per la sera, una fascia paracollo o paraorecchie in caso di forte vento, un paio di mutande e calze di ricambio, un giubbotto antivento impermeabile tipo Kiway e infine un paio di ciabatte, rigorosamente non infradito per evitare questa situazione spiacevole per le dita dei piedi. Per la notte invece porto un materassino autogonfiante ultraleggero. Solitamente in alcuni bivacchi ci sono già dei materassi, ma se non conosco il bivacco dove andrò a dormire mi porto sempre il materassino. Un sacco a pelo per temperatura minima di 5 gradi. Essendo un bivacco estivo non ho bisogno di un sacco a pelo per temperature più estreme e
tra l'altro questo presto lo dovrò cambiare prendendo un sacco a pelo con la sacca di compressione per occupare meno spazio. Un frontalino molto importante perché solitamente in bivacco l'unica luce che abbiamo è quella del fuoco o della luna. Un cuscino portatile e ripiegabile. Altri accessori che mi porto sempre dietro per sicurezza e igiene personale in questo beauty case. C'è un kit di primo soccorso, la crema solare, dei fazzolettini, spazzolino e dentifricio e solitamente mi porto dietro anche una pinzetta per togliere eventuali zecche. E infine due accessori molto piccoli ma di grande utilità che sono la mascherina per gli occhi e soprattutto i tappini per le orecchie. Ricordo benissimo la mia prima notte in bivacco dove alcuni amici russavano così forte da non avermi fatto chiudere occhio per tutta la notte e da quel momento non posso mai dimenticarmi i tappini per le orecchie. E per finire mi porto sempre dietro questo kit che ho comprato il primo anno che ho iniziato ad andare in Val Grande perché ero ossessionato dalle vipere, così come molti altri escursionisti. E quindi ho trovato su internet questo kit che in teoria servirebbe a succhiare via il veleno in caso di morso di una vipera. Sinceramente questo kit non l'ho ancora mai provato e quindi non posso dire se funziona o meno e soprattutto se è la cosa giusta da fare in caso di morso di un serpente. Fatemi eventualmente sapere cosa ne pensate in merito e se avete già avuto esperienze di questo tipo. Bene, passiamo ora alla parte finale di questo video, che è quello che sicuramente molti di noi preferiscono, ovvero il cibo. Partendo dai pasti principali, solitamente conto quante colazioni, pranzi e cene devo stare in giro e mi regolo di conseguenza. Allora, per colazione solitamente mi porto dietro delle nutelline, del tè, delle marmellatine o dei biscotti, mentre per pranzo mi regolo solitamente con dei panini farciti con formaggio affettati sottovuoto e per cena dipende. Se andiamo in bivacco con amici e decidiamo di fare una cena in comune, solitamente c'è sempre qualcuno che fa la polenta o il risotto o qualcosa di prelibato. Se invece decidiamo di andare in bivacco in poche persone e decidiamo di non fare cena in comune, mi regolo con dei sacchetti di cibo liofilizzati da far cuocere in qualche pentola del bivacco. Ed infine altre cose da non dimenticare mai perché possono essere molto utili e comode sono una tazza, un piattino, ovviamente le posate e se il percorso non è troppo impegnativo ovviamente una bella birretta o una bottiglia di vino non possono mancare nello zaino. Per un totale di circa 10-12 kg di zaino a seconda delle necessità. Ricordatevi inoltre di riporre i pesi più pesanti a metà dello zaino a contatto con la schiena e di equilibrare bene il peso della parte destra alla parte sinistra. Vi linko in descrizione anche un bell'articolo creato da Cammini d'Italia dove sono raggruppati anche altri utili consigli per la preparazione del proprio zaino. In conclusione vi straconsiglio di leggere la descrizione del video perché andrò a scrivere ed elencare tutti gli oggetti di cui vi ho parlato e soprattutto grazie ai vostri consigli potremo creare una lista sempre più utile e completa. Grazie per aver guardato il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di lasciare i vostri commenti e i vostri consigli. Alla prossima camminata! Ciao ciao!